Allora, buongiorno, saluta di consiglio del 9 febbraio del 2022. Dottoressa, gentilmente, se per rispondere all'appello. Sant'Angelo assente. Adelfio. Presente. Bruschetta. Presente. Gulemi. Presente. Ilardi. Presente. Prester. Presente. Quartararo. Presente. Rappa. Presente. Tarantino. Presente. Terranova. Presente. 9 presenti su 10. Perfetto. Il numero legale c'è, la seduta è valida. Risponiamo alla nomina degli scrutatori, la qualità dei consiglieri Prester, Tarantino e Terranova. Diamo lettura delle comunicazioni pervenute in circoscrizione. Sì. Arriviamo subito. È arrivata una comunicazione da parte della MG Energia, della presidenza di MG Energia per il consigliere Tarantino. Comunica che in riscontro alla segnalazione la informiamo che è in corso un intervento di riparazione. Le linee di alimentazione degli impianti di illuminazione indicati sono interessati da un guasto di ingente entità. L'intervento era chiesto per via Troina, via dell'Airone e via Sambucia. E quindi la comunicazione è che c'è un danno di ingente entità e stanno provvedendo. Poi abbiamo da parte del consigliere Bruschetta, una comunicazione con oggetto riposizionamento cassonetto di plastica e campana vetro nella sua sede naturale di via 150 barra 160 Ah, ho 160 dimenticato, dottoressa, via Orsa Minore. Chiedo scusa. Indicare la via. Ho messo i numeri civici, ma è via Orsa Minore. Ora ne parlerò chiaramente. sì, va bene. Il sottoscritto Bruschetta Saverio, consigliere della terza circoscrizione, chiede agli uffici RAP SPA il riposizionamento dei cassonetti plastica e campane vetro momentaneamente rimossi per scavo passaggio cavi Enel ed appoggiati sul marciapiede. I cassonetti impediscono il normale passaggio dei pedoni. Ciò crea notevole pericolo per la sicurezza dei residenti. Sono queste le comunicazioni. Abbiamo anche un'altra comunicazione del consigliere Ilardi e riguarda il diserbo. Il sottoscritto consigliere della terza circoscrizione, Alfredo Ilardi, chiede con urgenza il diserbo in largo del Dragone, dove le erbacce invadono il marciapiede. Ricordo inoltre che nella suddetta via ci sono tante attività commerciali e la scuola materna La Cittadella. Rimango in attesa di un vostro riscontro. Ancora abbiamo una comunicazione del consigliere Gulemi che ha come oggetto bonifica postazione RSU in via Regione S.E antistante via dell'Allodola. A seguito di spostamento cassonetti RSU in modo arbitrario, si chiede la bonifica del sito indicato in oggetto e l'eventuale ricollocazione dei cassonetti e allega la foto del sito interessato. Queste sono le comunicazioni. Se posso, Presidente. Bene, grazie. Sì, certo. Sì, la segnalazione, quella che ho fatto, il riferimento è via Orsa Minore, di fronte al poliambulatorio, Presidente. Perché cosa è successo? Poiché ci sono stati dei lavori scavi Enel, e quindi momentaneamente, diciamo, che ha eseguito questi lavori, chiaramente sarà stata una ditta, diciamo, ecco, privata. Ha momentaneamente spostato, diciamo, i cassonetti relativi a quello della plastica e la campana di vetro sul marciapiede. Questo chiaramente perché, dovendo fare degli scavi, chiaramente non era possibile sicuramente metterli al centro della carreggiata dove passano le macchine, siamo vicino alla rotonda, anche lì. E quindi chiaramente
momentaneamente. Il problema che è successo, Presidente, è che hanno finito i lavori, hanno bitumato il tratto, diciamo, di riferimento, però questi cassonetti l'hanno lasciato in marciapiede. Capisce benissimo che ostruiscono, diciamo, il passaggio dei pedoni, delle persone, quindi sono rimasti lì. La mia nota chiaramente è fatta alla RAP, che chiaramente dovrà provvedere, perché non so adesso la ditta qual è, chi sarà stata, non sono a conoscenza, quindi saranno loro a verificarne. Quindi ho chiesto di intanto, appunto, che i cassonetti vengano riposizionati nel suo naturale, diciamo, spazio. E quindi spero che questo venga fatto più presto, perché parliamo lì che c'è una curva pericolosa, il transito delle macchine è notevole, sappiamo benissimo, la mattina o quasi a tutte le ore, diciamo, è sempre transitata la strada, quindi è importante che a più presto provvedano a questa, diciamo, rimozione e, ecco, rimetterli al loro posto. Grazie, Presidente. Grazie a te, consigliere Bruschetta. Consigliere Tarantino. Sì, grazie Presidente. In merito alla richiesta e alla risposta che abbiamo ricevuto da MG, volevo informare il Consiglio che praticamente ieri la squadra MG è stata tutto il giorno lì a lavorare sul posto. Capiamo bene che non è un appartamento, ma diciamo, sono strade cittadine, sono circuiti abbastanza vetusti, quindi c'è la difficoltà appunto nell'operare, nel diagnosticare la tipologia di guasto. Diciamo, mi dispiace per i cittadini che attualmente diciamo, hanno le strade al buio, ma credo che questa mattina nuovamente la squadra sarà lì sul posto per appunto rimediare a questa problematica che è molto grave. Che naturalmente qui c'è in ballo la sicurezza dei cittadini. Niente, siamo fiduciosi, sperando che oggi qualcosa cambi e ritorni almeno, riescano a riattivare parte della linea. Niente, semplicemente questo. Grazie, Presidente. Ma dico, al di là della nota che è arrivata, lei, cioè tu com'è che sei informato di questo? Cioè, sei stato sul luogo? Sì, certo, Presidente. Io ho fatto dei sopralluoghi, ho visto le squadre operare, ho visto un po' le difficoltà. Anche la mia esperienza, diciamo, dal punto di vista tecnico, mi dice questo, perché essendoci guasti sulla linea, essendo su strade, appunto i circuiti sono abbastanza vecchi, vai a isolare una linea, però magari può saltare salta l'altra linea e non si riesce a capire quale potrebbe essere il guasto. Purtroppo succede, a volte subito si riesce a diagnosticare, a volte occorre un po' di tempo. E con questo sono 2 giorni. Speriamo oggi si risolva almeno in parte il problema. Ecco questo. Più che altro per problemi di sicurezza, perché lì abbiamo anche degli incroci, via dell'Airone, via Troina, diciamo che sono abbastanza pericolosi. Quindi speriamo oggi si risolva qualcosa. No, più che altro che questo guasto persiste almeno da più di un anno. Dico, ora al di là che hai fatto bene tu a effettuare questo sopralluogo con questi tecnici, quindi però non si c'è mai la soluzione. Ora, quindi tu mi stai aggiungendo una novità che hanno individuato il danno che è di grossa entità e che lo stanno riparando, quindi. O Ci stanno tentando, lavorando, ci ci stanno stanno lavorando. lavorando. Vabbè, ok, grazie, consigliere Tarantino. Consigliere Lardi. Sì, grazie Presidente. Presidente, in base alla richiesta presentata stamattina al sottoscritto, per quanto riguarda l'Arco del Dragone, ritenevo opportuno segnalare che nei pressi dove c'è questo marciapiede pieno di erbacce, Presidente, c'è la scuola materna, dove i genitori accompagnano giornalmente i bambini a scuola e praticamente non è un bel biglietto da visita guardare questo marciapiede pieno di erbacce, come sappiamo, portano sempre cattivi insetti come pulce, anche ratti. Abbiamo visto
che ci sono in questa, in quest'asse, diciamo, di strada, in questo marciapiede. E volevo segnalare pure, Presidente, che c'è un palo dismesso, un palo dismesso di divieto di sosta, che è appoggiato probabilmente alla ringhiera della scuola, la cittadella, scuola materna. Presidente, volevo segnalare se al più presto possibile possiamo avere una risposta dagli enti di appartenenza, sia per quanto riguarda la dismissione del palo, se perché è appoggiato alla ringhiera ed è molto pericolosissimo, magari nelle prossime giornate un po' di vento e fare dire, Presidente, potrebbe causare qualche incidente anche a qualche vettura parcheggiata, Presidente. Grazie consigliere. A proposito, infatti mi ero riservato pure io di presentare una nota riguardo appunto il regalo, perlomeno dove ho visto io la scuola sempre Borgulive da andare a lasciare a mia figlia, appunto c'è la presenza di queste erbacce. Io ho fatto delle foto, mi ero riservato di presentarla, magari la presenterò domani mattina. Però dico, queste segnalazioni così a macchia di leopardo, perché come ben detto tu, e come sto dicendo io, ce ne siamo accorti perché fisicamente siamo stati del luogo. Quindi a maggior ragione rafforzo il nostro come dire, ragionamento nell'incontrare il responsabile, il dottore Caruso, proprio per disporre eventualmente un piano di intervento proprio mirato in questi siti che per noi sono importanti, appunto all'ingresso delle scuole, io mi riferisco a scuole dell'infanzia, elementari, di ogni ordine e grado. Quindi a tal proposito mi riferisco soprattutto agli uffici amministrativi, credo che sia partita la richiesta di che eventualmente cediamo, qualora risponda sempre tra virgolette picche, cioè che non vuole nessun incontro con tutto il consiglio della circoscrizione, faremo una delegazione di consiglieri, andiamo a trovare di persona al dottore, al responsabile della RAP, appunto dando un elenco di interventi prioritari che si devono effettuare nell'immediato, perché così non può andare. Dico, fermo restando che giornalmente noi presentiamo numerosissime richieste, quindi cioè qua è, non, ripeto, purtroppo manca un coordinamento, e se noi lo facciamo al di là, dico, dell'interesse del nostro territorio, quindi dei cittadini che lo vivono, anche nell'interesse dell'azienda, che diamo un contributo nell'individuare, perché l'azienda è quello che, come dire, fa gli interventi sul territorio, nell'individuare le zone dove presentano criticità da questo punto di vista. Quindi eventualmente, se, ripeto, non abbiamo risposte certe rispetto ad un incontro con dottore Marino, ripeto, cediamo e andiamo ad incontrarlo personalmente. Faremo una delegazione di due, massimo tre consiglieri. Va bene, ci sono altri interventi? Sì, Presidente. Prego, consigliere. Sì, volevo cambiare argomento e affrontare due temi in particolare. Dico, ambedue sono abbastanza seri. Dico, uno colpisce in un certo senso tutta la città, l'altro in particolare il nostro territorio. Allora, uno dei due problemi riguarda la notizia appresa nei giorni scorsi e che ho avuto modo di approfondire, che praticamente diversi dipendenti di cooperative che operano per conto del comune presso gli uffici dell'agenzia della casa, quindi parliamo di operatori socio-assistenziali che si occupano naturalmente di un tema molto, ma molto complesso e molto delicato, che parliamo di famiglie indigenti che
che naturalmente hanno necessità di alloggi, che hanno tantissime esigenze nel poter trovare una sistemazione, insomma, un problema, Presidente, di incredibile vastità e di incredibile dimensioni. Bene, questi dipendenti di cooperative che lavorano per conto del comune da più di 10 mesi, e dico 10 mesi, non percepiscono stipendio. Non è stata firmata nessuna determina e diciamo l'attività di questi assistenti va avanti perché non hanno fatto mancare, diciamo, il servizio, perché hanno la maturità e la dedizione al lavoro nel capire che rivestono un ruolo veramente fondamentale e di notevole importanza nel territorio cittadino, e in questi 10 mesi non hanno mai fatto mancare la loro forza lavoro, la loro esperienza e la loro assistenza nei confronti di queste famiglie. Però dico, Presidente, dico, stiamo toccando il fondo, veramente. 10 mesi, 10 mesi di stipendi. Io vorrei capire come fa una famiglia, dico, che lavora tra l'altro nel sociale, un dipendente che deve aiutare gli altri, che non viene aiutato perché e non può, diciamo, sopperire i bisogni della propria famiglia per mancanza di stipendi da parte del comune. Dico, è un paradosso realmente di dimensioni enormi, Presidente. Non so che dire. Spero che l'amministrazione possa in tempi brevi firmare questa determina e corrispondere gli stipendi a questi operatori che realmente vivono ogni giorno in prima linea, affrontando situazioni per dare aiuto, ripeto, a famiglie bisognose, Presidente. Ce lo auguriamo veramente noi, ce lo auguriamo veramente, noi chiaramente siamo solidali con questi operatori. È chiaro che quando c'è un'amministrazione che non dà risposte certe, tra l'altro non è mai giustificabile il fatto che hanno dei problemi finanziari. È chiaro che questo colpisce diverse categorie di lavoratori che hanno dei contratti cosiddetti a progetto o di collaborazione con l'amministrazione stessa, ritrovandosi poi magari in difficoltà sia da un punto di vista, diciamo, economico per chi opera e per chi riceve dei servizi. Posso portare pure l'esempio dell'esempio, diciamo, che è una realtà. Come gli operatori della comunicazione che sono di vitale importanza da parte dei soggetti disabili che frequentano le scuole dell'infanzia o elementare, dove necessita appunto di questa figura e quindi hanno difficoltà a reperirli perché non ci sono fondi, ovvero i fondi sono pochissimi e quando trovano l'operatore gli fanno delle proposte di contratto bassissime, quindi loro, gli operatori stessi, questi della comunicazione, rifiutano. Come ad esempio ci sono alcune scuole dell'infanzia comunali che non è previsto la figura del maestro o maestra di sostegno o altre figure ad esse connesse. Quindi ci sono delle realtà che purtroppo non vengono mai, come dire, attenzionate perché sono dei problemi racchiusi. Quindi qua bisogna fare vero un esame di coscienza da questo punto di vista di chi e ha in carico soprattutto l'assessore o il sindaco, chi ha in carico queste responsabilità e no, non gli dà seguito. Quindi ci sono altre realtà, noi parliamo qua pure di giustamente il disagio del territorio e bacce con il territorio, però ci sono altre realtà molto abbastanza difficili dove non hanno voce. Quindi ripeto, non possiamo essere, perché siamo inermi su questo, non possiamo essere che solidali con chi
ripeto, ha queste difficoltà sia di chi opera e chi riceve dei servizi. Pazienza. Ci sono altri interventi? Sì, Presidente, Prego. anch'io volevo dare la mia solidarietà a questi dipendenti. Chiaramente 10 mesi sono 10 mesi, non parliamo appunto di 2 o 3 mesi. È importante però capire perché la mancanza di questi fondi, capire un pochino se è soltanto perché siamo nell'anno nuovo e quindi ci sono problemi di bilancio. Oppure capire bene, diciamo, dov'è la mancanza di questi fondi, da dove deriva. Ecco, è importante, anch'io cercherò di capire un pochino meglio, voglio appunto verificare la problematica da dove deriva, perché è importante se c'è la possibilità di sollecitare o quantomeno vedere un pochino, penso che è anche compito, ecco, di capire anche le motivazioni, quali siano. Perché insomma parliamo appunto di 10 mesi e quindi parliamo di famiglie che devono sopravvivere e quindi ecco, non è pensabile, ecco. Grazie, Presidente. Grazie a te, consigliere Bruschetta. Ci do altri interventi. Presidente, Presidente, Prego. avevo parlato di due argomenti, questo era il primo. Sì. Volevo anche affrontare l'altro che riguarda, diciamo nello specifico, opere infrastrutturali del nostro territorio, di cui abbiamo più volte invitato l'assessore Prestigiacomo, ma come il suo collega Giusto Catania non si sono mai degnati, non ci hanno dato mai il piacere di partecipare ad una nostra seduta. Nello specifico, diciamo, parlo dei ponti, in particolare il nostro ponte monumentale sull'Oreto, perché riguardo al ponte Corleone, come sappiamo, sono stati effettuati dei canotaggi, sono state effettuate delle modifiche, si sono diciamo effettuate delle restrizioni nelle carreggiate, insomma, in un certo qual modo. Si è prestata, diciamo, tra virgolette, una sorta di attenzione, in un lavoro propedeutico a quello che possono essere gli interventi che si devono effettuare. Se ne parla molto, anche perché, su un'arteria di fondamentale importanza come Viale Regione Siciliana. Mentre, ahimè, sul ponte monumentale Oreto non si hanno, notizie certe in merito a verifiche, in merito a possibili interventi a breve e opere da eseguire. Cioè, non sappiamo nulla. Sembra che ci siamo arenati come consuetudine di questa amministrazione nel non dovere porre rimedio a situazioni incancrenite, Presidente, come spesso abbiamo parlato anche della possibilità di introdurre un servizio navetta per i cittadini della zona Oreto Bassa. Non abbiamo avuto allorché risposta, anche se c'era la disponibilità di Amat nel poterlo fare, si aspettava una possibile comunicazione in merito alle risorse aggiuntive, perché non era un servizio previsto da Amat, ma bensì doveva essere coperto da una determina che naturalmente integrasse i fondi per questo servizio in più. Ripeto, però, non abbiamo allo stato attuale, almeno io non ho, poi non so se qualche altro collega, magari mi riferisco al collega Bruschetta che ha seguito pure la vicenda, non abbiamo notizie certe, non abbiamo nulla di concreto, non è arrivato mai, tra l'altro, mai a noi che siamo l'ente territoriale di cui viviamo il territorio, non è arrivata mai una comunicazione ufficiale in merito ai provvedimenti da eseguire. Si parlava di un possibile coinvolgimento dell'ANAS,
grazie a fondi provenienti da Roma, anche tramite l'intervento di un deputato nazionale dei 5 Stelle, dico è giusto dirlo perché quando si fanno le cose giuste è giusto ringraziare se si va avanti per il bene del nostro territorio. Dico però poi dico, nel concreto il comune, l'amministrazione, l'assessore Prestigiacomo cosa stanno facendo? Perché, ripeto, penso che la situazione viva dell'immobilismo di cui vive questa amministrazione, scusi il gioco di parole, ripetersi, però la situazione reale è questa, non vedo in realtà sul ponte Oreto rispetto magari al ponte Colleone l'attenzione che ci dovrebbe essere in un'arteria fondamentale all'interno della città, perché è l'arteria più antica che collega diciamo, la parte ovest e la parte est della città e quindi chiedevo realmente se potevamo fare qualcosa e cosa possiamo fare al di là degli inviti perché vengono sempre disattesi e disertati. Quindi non so se il collega Bruschetta ha novità in merito. Io sono fermo alle notizie che abbiamo appreso riguardo il coinvolgimento di ANAS, ma da parte del comune un silenzio assordante, Presidente. Sì, grazie Presidente. Chiaramente parliamo del ponte, quindi parliamo del ponte, se ne parla, come le sa, consigliere Quartararo da ben 10 anni, no? C'era un vecchio progetto, un appalto. Queste somme poi, a quanto pare, non erano più inserite nel piano triennale, se non sbaglio. A quel punto che io sappia, almeno per quanto riguarda, c'è stato l'interessamento appunto del parlamentare Varica affinché appunto queste somme, circa 3 milioni di euro o qualcosa in più, per riuscire a ricavarla a livello appunto tramite Roma, e poter così dare avvio, diciamo, all'iter progettuale. Dopodiché era importante, come abbiamo saputo circa 6 mesi o 8 mesi fa, abbiamo capito che gli uffici comunali non erano in grado, purtroppo, perché mancanza di personale, di poter sopperire, diciamo, all'iter progettuale. E quindi il deputato Vardica ha fatto sì di fare questa convenzione affinché l'iter, chiaramente, da parte della progettazione di tutto quanto servisse per realizzare, diciamo, i lavori, passasse, diciamo, all'ANAS, perché purtroppo il comune non ha gli elementi, non ha purtroppo personale. E quindi questa convenzione è stata fatta. Chiaramente ci vogliono i tempi normali, perché chiaramente non Il è. Ponte Oreto pure questa è nuova, pure anche il Ponte Oreto pure. Sì, anche il Ponte Oreto era Sì. nell'affidato No, non riparare, all'ANAS. ma chiaramente era un lavoro di riqualificazione, quindi abbastanza importante, e quindi c'è un progetto in corso. E quindi il progetto, diciamo, ora chiaramente è normale che la burocrazia non è che dall'oggi e dal domani subito. Chiaramente diciamo, l'ANAS potrà, ecco, deve essere fatto questo progetto, però chiaramente, come ha detto il consigliere Quartararo, al momento l'interlocuzione che noi dovevamo avere con l'assessore, con Prestigiacomo, con Catania in questo periodo, ecco, non c'è stato. Quindi, ecco, manca purtroppo dall'altra parte chi quantomeno ci possa comunicare a che punto siamo con l'iter. Io spero, appunto, anche in questo caso di chiedere lumi anche all'onorevole Vardica se ha, diciamo, ecco, notizie più precise a questo punto, e per vedere al momento appunto le responsabilità a questo minuto chi ce le ha, chi li deve prendere.
appunto vedere un pochino l'iter a che punto è. Chiaramente, Presidente, adesso ci saranno le elezioni comunali, no? Sarà bello domandare a chi si presenterà, no? Cosa hanno fatto, no? Cosa hanno fatto in questi 10 anni, 5 anni, appunto, specialmente per quanto riguarda appunto le strade nel nostro territorio, appunto, le vie di comunicazione. Siamo ancora fermi alla guadagna di questo ponticciolo dell'esercito e non è stato mai possibile farne un altro a doppio senso per alleviare chiaramente la viabilità. Purtroppo nel nostro territorio strutture non ce ne sono state realizzate in questi ultimi anni nessuna, quindi voglio proprio capire nel programma di queste nuova nuovi in questa campagna elettorale, ecco, cosa vorranno dirci, no? Coloro che hanno amministrato in passato questo nostro comune. Grazie, Presidente. Sì, grazie a te, consigliere. È chiaro che quello che potevamo fare abbiamo fatto e continueremo a fare rispetto a un problema che esiste da tantissimi anni. Tu dicevi 10 anni, ma io a memoria mi ricordo di più. E qui ci sono le responsabilità da parte di chi, soprattutto dall'amministrazione comunale, è preposto o dovrebbe essere preposto a, come dire, a dare seguito a quello che è quel famoso progetto. Io mi ricordo, il consigliere Quattararo è testimone, cioè nel testimone, era anche lui partecipe. Addirittura facciamo una La commissione commissione speciale, stavo per proprio questo. speciale proprio sul Ponte Oreto, presieduta appunto da te, dove avevamo prodotto diversi, come dire, diversi atti. Addirittura c'era, credo, un finanziamento. Ora a memoria non ricordo bene. Presidente, abbiamo in quell'anno abbiamo interloquito con l'ingegnere Musso e l'ingegnere Piro del COIME, che erano i preposti da parte dell'amministrazione quando sono arrivati diciamo i famosi 4 milioni di euro per il finanziamento. Se si ricorda, in quell'anno abbiamo interloquito diverse volte con loro, diversi incontri. Addirittura siamo venuti in possesso e ci sono copie di questo in circoscrizione, agli atti. Abbiamo ricevuto la copia del progetto redatto proprio dall'ingegnere Musso, dove si andavano ad elencare tutti i tipi di interventi, e come doveva diventare, per così dire, il ponte dopo gli stessi interventi. Cioè progetto esecutivo, cioè già redatto, con tanto di verifiche fatte anche dall'Università di Palermo, tutto agli atti, Presidente. Questo anche a seguito di diverse note che avevamo inviato alla Protezione Civile. Insomma, in quel periodo abbiamo realmente fatto un notevole lavoro che poi è stato completamente cancellato dall'amministrazione, non si capisce bene per quale motivo, addirittura. I dirigenti sono stati trasferiti, si è perso tutto, si sono persi i finanziamenti, cioè è arrivato un periodo di buio totale. Sì, è arrivato appunto. Appunto, come stavo dicendo io, sicuramente, nel senso che si sarà costretto, perché qua non so se neanche c'è, se sarà fatta una relazione, o perlomeno ci sarà una relazione, però la mia preoccupazione è che si crei una, mi auguro di no,
crea una sorta di condizione come è successo col ponte Corleone. Spero mai, però ripeto, a questo noi non ci dobbiamo arrivare. Giusto fare l'appello, come lo sta facendo il consigliere Bruschetta, nei confronti di parlamentari che rappresentano anche il nostro territorio, la nostra città. E quindi, però è chiaro che le responsabilità vanno, come dire, vanno a ridare nei confronti di questa amministrazione che è completamente non ne parla, quindi si aspetta l'impossibile qui. Perfetto. Allora, se non ci sono altri interventi, io direi di dare lettura del verbale delle sedute precedenti. Sì, certamente. Allora, do lettura del verbale del Consiglio della terza circoscrizione della seduta del 2 febbraio 2022. L'anno 2022, il giorno 2 del mese di febbraio, si è riunito il Consiglio della terza circoscrizione in modalità telematica, mediante collegamento a distanza. Giuste le disposizioni del Consiglio Comunale, protocollo numero 159-86-06, del 29-12-2021 e del dirigente del settore partecipazione istituzionale protocollo numero 160-23-95 del 31-12-2021 per procedere alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, inoltrato con avviso di convocazione protocollo numero 66-591 del 26-1-2022, ai sensi delle vigenti norme di legge statutarie e regolamentari. Il luogo della riunione è da intendersi convenzionalmente la sala delle adunanze consiliari sita in via Francesco La Colla numero 4852. La pubblicità delle sedute sarà garantita dalla registrazione della stessa e dalla sua pubblicazione ad opera del webmaster sul canale istituzionale del Comune di Palermo. Presiede l'adunanza il vicepresidente della terza circoscrizione, Andrea Guleni. Assiste in qualità di segretario il funzionario amministrativo dottoressa Cecilia Pecoraro, coadiuvata in posizione di verbalizzante dal collaboratore professionale amministrativo signora Giuseppa Satrica. Il segretario, su invito del presidente, procede all'appello nominale, al termine del quale risultano presenti i consiglieri Adelfio, Bruschetta, Gulemi, Lardi, Prester, Rappa, Quartararo, Tarantino e Terranova. Il totale dei presenti è pari a 9 consiglieri, assente Sant'Angelo. Il presidente, verificata la presenza del numero legale, alle ore 9:17 dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i consiglieri Bruschetta, Quartararo e Tarantino con l'approvazione del consiglio. Si procede con il primo punto all'ordine del giorno, ovvero comunicazioni del presidente, dando lettura di alcune richieste inviate dai consiglieri al presidente per il successivo inoltro alle aziende competenti. Richiesta di mozione rifiuti ingombranti in via Belmonte Chiavelli, lato monte di Viale di Regione Siciliana, a firma del consigliere Terranova. Richiesta di mozione erbacce in via Albieri, Viale Regione Siciliana Sud-Est, a firma del consigliere Gulemi. Richiesta di ripristino ponti luci in via San Filippo, pressi dell'edicola Tutto il Mondo, a firma del consigliere Lardi. Richiesta sollecito rimozione di rifiuti ingombranti in viale Placido Rizzotto di fronte a scuola elementare, a firma del consigliere Bruschetta. Richiesta copertura buca del manto stradale in via Bartolomeo Sirillo, a firma del consigliere Bruschetta. Sollecito rimozione auto abbandonate in via Paratore nei pressi dei civici 10, a firma del consigliere Bruschetta. Richiesta sollecito di serbo in via Damiano Lo Greco, a firma del consigliere Tarantino. Richiesta sollecito di serbo in via Giuseppe Rumore, a firma del consigliere Tarantino. Richiesta copertura buca in via San Filippo, all'altezza del civico 126, quartiere Borgo Olivia, a firma del consigliere Guilherme. Il consigliere Quartararo, in riferimento alla richiesta presentata dal collega Ilardi per il ripristino dei punti luce in via San Filippo, informa il consiglio di aver ricevuto una risposta da parte dell'azienda MG, in quanto la medesima richiesta era stata presentata anche da lui, che lo informa che esiste un guasto ingente, per cui per la riparazione occorre l'autorizzazione per l'ufficio infrastrutture. A suo parere è stato un bene che il collega Ilardi abbia fatto il sollecito. Inoltre, riguardo all'incontro avuto ieri con i tecnici dell'ufficio mobilità urbana,
ritiene che la cosa più importante sia stata mantenere il transito della linea pubblica e il doppio senso di marcia su via Falzoniere, perché sarebbe stato pesante per i cittadini avere quel tratto a senso unico. L'obiettivo era quello di mantenere il passaggio della linea pubblica nella borgata storica, visto che già la zona è isolata, poiché è attraversata dalla regione siciliana. E considerato che diventa difficile collegarsi a piedi con il resto della città, con i sottopassi attualmente inutilizzabili, è stato fondamentale e prioritario mantenere la linea. Inizialmente i cittadini avranno qualche disagio, ma nel corso del tempo si comprenderà che è stato necessario apportare questa modifica alla viabilità. Sicuramente quando c'è qualcosa di nuovo va a scombussolare la normale quotidianità. Il Presidente sottolinea che l'unica soluzione per mantenere il passaggio del transito della linea 209 era creare le condizioni perché la linea non trovasse intoppi. Si dovrebbe creare un senso unico in via Belmonte Chiavelli. Inizialmente i residenti avranno disagi. I cittadini però erano informati di questa modifica e l'avevano accolta positivamente, anche se ritiene che ci saranno margini per opportuni accorgimenti, nonostante ritenga che non si possa più tornare indietro. Il consigliere Bruschetta, cambiando argomento, specifica che non si può sottrarre dal parlare dell'arresto di un dipendente comunale dell'ufficio Capinere, appreso dai social stamattina. Pare che abbia fornito dati sensibili dei cittadini, anche se ancora non si ha la veridicità di queste notizie e non si può condannare a priori. Il fatto deve però far riflettere, perché oggi molti cittadini hanno bisogno del rilascio delle carte di identità, di certificati di residenza e ci sono molti anziani che non sanno richiedere online i certificati. Di fronte a problemi così gravi dovuti alla pandemia, spera che si faccia chiarezza. È un fatto grave quello che è accaduto, soprattutto in un momento in cui la gente non riesce ad avere servizi, deve far riflettere perché c'è tanta gente che fa tanta fatica a portare il pane a casa e poi c'è personale che lavora presso le istituzioni e commette questi reati. Si augura che il dipendente possa dimostrare la propria innocenza. Il presidente evidenzia che se venissero confermati i fatti, gli inquirenti hanno fermato un circolo vizioso, ma purtroppo le mele marce sono ovunque. Chi è preposto alla vigilanza dovrebbe prestare maggiore attenzione, ma resta un fatto increscioso. L'altra faccia della medaglia è che oggi per richiedere un documento bisogna sudare sette camicie e questa problematica è stata segnalata all'amministrazione senza risultato. Il consigliere Tarantino specifica che in merito all'accaduto dispiace perché penalizza ulteriormente una situazione già grave. Bisogna anche dire che l'amministrazione non ha fatto nulla per il ripristino di alcuni servizi come il rilascio delle carte di identità. Si era detto di poter installare il POS, l'assessore aveva detto che si stava adoperando a tal fine. Purtroppo così non è stato e sembra che l'amministrazione si sia dimenticata di questi servizi. La circoscrizione è grande ed ha bisogno di questi servizi. Il consigliere Quartararo specifica che, in base all'osservazione del collega Bruschetta sulla difficoltà del rilascio delle carte d'identità e dei certificati, vorrebbe capire e riprendere il discorso interrotto per una pausa natalizia sulla possibilità del trasferimento della postazione Capinere in via del Segugio, attualmente quasi deserta perché gli uffici sociali svolgono il lavoro in via Garibaldi. L'AMG aveva fatto il preventivo, così come era stato fatto quello per il trasloco, per cui è opportuno riprendere il confronto, magari invitando l'assessore Marano. Il Presidente evidenzia che ormai il percorso del trasferimento è avviato, adesso occorre conoscere la tempistica di quando avverrà, considerato che la postazione Capinere non risponde ai previsti requisiti di sicurezza. Si procede con il punto dell'ordine del giorno, approvazione verbale, dando lettura del verbale relativo alla seduta del 26/1/2022, approvato alle ore 9:50 per appello nominale, il cui esito è il seguente. Presenti e votanti numero 9, votano a favore numero 9, votanti contro 0, astenuti 0. Alle 9:51 esce il consigliere Terranova, risultano presenti 8 consiglieri. Alle ore 10:03 esce la consigliera Rappa, risultano presenti 7 consiglieri. Si passa al terzo punto dell'ordine del giorno, ovvero interpellanze e pareri, con la lettura del parere avente ad oggetto pieno di riequilibrio, modifiche delle tariffe per occupazione del suolo pubblico, approvate con il regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione del suolo pubblico per autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui è la deliberazione del Consiglio Comunale numero 244-72021,
nonché alle tariffe approvate con l'applicazione del regolamento per l'applicazione del canone unico per l'occupazione delle aree destinate ai mercati, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale numero 240/2021, protocollo 155/8848 del 17/12/2021, proveniente dall'area dello sviluppo economico. Il Presidente invita il consigliere Bruschetta a leggere la premessa del suddetto parere. Esauriti gli argomenti, alle ore 10:09 il Presidente chiude la seduta. Segretario Pecoraro, Presidente Pulemi. Perfetto, ok, grazie dottoressa. Allora, se non ci sono osservazioni, poniamo in votazione il verbale appena letto. Sì. Allora, Sant'Angelo assente, Adelfio. Favorevole. Bruschetta. Approvo. Gulemi. Favorevole. Ilardi. Favorevole. Prester. Favorevole. Quartararo. Approvo. Rappa. Rappa. Approvo. Sì. Ho detto Tarantino. favorevole. Sì, hai sentito. Tarantino. Consigliere Tarantino. Favorevole. Consigliere Terranova. Favorevole. Abbiamo 9 favorevoli su 10, 9 favorevoli su 9 votanti, scusate. Perfetto, ok. La seduta è chiusa alle 10:06. Buona giornata a tutti. Buona giornata. Arrivederci.